due pareggi e due allenatori sotto giudizio. Udinese Milan 1-1, Juve Venezia Juventus 1-1, stesso risultato, stessa zona, nord-est, e problemi diversi. Domande diverse, perché Pioli comunque è sempre in testa al campionato, comunque Allegri no. Ma Allegri, allora iniziamo da Allegri e dalla Juventus. Prima ovviamente vi invito a iscrivervi come sempre, a mettere campanella, mettere like e commentate, ma iniziamo con Allegri. Signori, io Allegri ho visto in diretta, come tutti voi, come la maggior parte di voi, l'intervista che ha rilasciato, la post partita. Stai lì a spiegarmi che c'è un problema, la Juventus ha fatto solo 2 punti su 15 con le squadre piccole. Sì, ma non sei pagato fior di milioni per dirmi una cosa ovvia? Perché questa è l'ovvietà, la Juventus ha un problema. No, non ha solo un problema, la Juventus ne ha tanti di problemi. E i problemi della Juventus arrivano dalla dirigenza, li conosciamo, non voglio entrare dentro, voglio parlare solo di sport. Arrivano fino a Dybala che si infortunia, che vuole un rinnovo, secondo me, che non sta né in cielo né in terra, perché negli ultimi anni chi l'ha visto? Chi l'ha visto a Dybala? Ma a prescindere, cioè, e sono dei problemi che vanno dai giocatori fino alla testa della società, e in mezzo c'è Allegri. E in mezzo c'è Allegri che doveva risolvere, che era stato, è stato, tuttora è pagato fior di milioni per risolvere i problemi, non per venire a raccontare qual è il problema della Juventus. Ormai sono 6 mesi, 7 mesi, più diciamo la preparazione estiva, dovrebbe giocare meglio di Pirlo, dovrebbe fare più punti di Pirlo, invece no, Pirlo ne faceva di più punti. Attenzione, la Juventus deve arrivare in Champions League, perché in quello che è la previsione di bilancio, credo sia previsto l'ingresso in Champions League, cioè nel senso, io metto nel budget o nella mia prospettiva gli incassi da Champions, ma questa Juventus in Champions non ci arriva. Quindi questo apre un altro scenario, che è lo scenario di ops, che succede a livello di bilancio? Dopo ovviamente quello che ha alle spalle la Juventus, non sono problemi a mettere dei soldi, ma questo è un altro discorso. Però il fallimento è obiettivo, il fallimento è calcistico. Perché questa Juventus potrebbe benissimo stare con le altre 4 lì davanti. Diciamocela tutta, ancora che ci dobbiamo raccontare non è vero, non è i giocatori. Cioè Chiesa ci porta un europeo, perché ce l'ha portato Chiesa insieme a Bonucci e a Chiellini, cioè mezza Juventus, eppure stanno giocando male alla Juve. Chiesa 3 gol. Dopo si fa un calciomercato, ma lo fanno con Allegri il calciomercato, non lo fanno con me. Kane, quanto gol ha segnato? 38 milioni, 35 milioni, 40 milioni, cioè quelle cifre lì. Ci compri giocatori belli, belli che fatti. E invece hai scelto Kane. È una cosa davvero Allegri, se non riesco a capire quale progetto deve portare avanti, quale cosa deve andare avanti. Forse bisogna rompere tutto per ricostruire. Questo significa uscire anche dall'Europa League. Anche dall'Europa League, toccare il punto più basso e mandare via, se si può mandare via gente che prende 6-7 milioni. Non è che se tu firmi un contratto con un giocatore dici no, non mi interessa più, non funziona così. Il contratto l'hai firmato e lo devi onorare, e quindi tutti questi soldi li devi dare. Il punto è che ci voleva un allenatore che riusciva a risollevare l'entusiasmo di una banda che è ognuno per i fatti suoi. Banda intesa di orchestra, queste cose qua. Andiamo a Pioli, quell'altro allenatore un attimino sotto giudizio. Ma dico, quando io che sono interista leggo la formazione e vedo Bakayoko e Bennacer, io da interista dico, ma che cos'è questa cosa? Pensa, cosa può pensare un milanista quando si vede, cioè, in panchina che sì, e Tonali che stavano bene, hanno giocato bene, il secondo tempo l'hanno fatto bene, abbastanza bene, specialmente Tonali, ma anche che sì, ha salvato il risultato all'ultimo. Tutti parlano di Ibrahimovic, ma parla anche di che sì, che si è immolato all'ultimo secondo, altrimenti c'era il 2-1 dell'Udinese. Cioè, li hai in panchina, scegli Bakayoko e Bennacer come se devi fare turnover, ma per cosa? Diteglielo che la Champions è andata. Diteglielo che quello che vogliono tutti
sponda milanista è appunto la vittoria dello scudetto, è l'ingresso di nuovi in Champions. Sono queste cose che sono rimaste in mano al Milan, non c'è altro. Non è che le altre squadre chissà cosa abbiano, però comunque hanno gli ottavi di finale di Europa League, di Champions League, devono andare avanti, sono due partite in più, quattro, quelle che saranno. Però a prescindere da questo, cioè, si sta avvicinando la sosta di Natale, se quei giocatori sono in forma, ma tu metti la migliore formazione, cioè non metti Bakayoko, ma anche lì Bakayoko, ma perché è stato preso quando già aveva fallito nel ritorno al Milan? Cioè, se non ricordo male, era andato via da Milano, sì, va bene, dopo è scomparso, è riapparso a Napoli per fare male, perché Bakayoko non è un giocatore che può costruire gioco, può giocare bene dove ci sono squadre di confusione, che c'è confusione, lui si mette in mezzo, fa confusione con gli altri, ha più fisico, allora sì, Bakayoko può andare bene, ma non può fare costruire l'azione a Bakayoko. Bennacer, io l'ho sempre difeso da quando è arrivato, è andato a vedere dei video che io facevo su Bennacer, addirittura miglior giocatore della Coppa d'Africa, si è perso, diciamoci la verità, si è perso un po' in questa stagione, non è più il Bennacer degli altri anni, ma se lo so io, come fa a non saperlo lui? Cioè, questo è il mio punto, se lo vedo io da qui, da casa mia, come fa a non vederlo lui che ce l'ha là davanti? Era chiaro che Tonali è più performante di Bennacer, è chiaro, è così, ragazzi, è lì. Tonali, Bennacer, chi è meglio? Tonali in questo momento. Bakayoko, che sì, chi è meglio? Che sì in questo momento. Metti la squadra migliore. E invece no, Pioli non mette la squadra migliore. Allora ragazzi, questi due allenatori sono uniti in questa breve mini storia da un particolare. Hanno tutti e due giocato con Salernitana e Genoa nelle ultime due partite dopo che erano in crisi. Sono entrati in crisi, è arrivata Salernitana e il Genoa che regalano punti a tutti, e si è visto anche con la Sampdoria, e si è visto anche con la Fiorentina, stanno regalando punti a tutti, e allora sembrava che si era ripreso. Io lo sapevo che non si era ripreso, ho fatto pronostiche scommesse, avevo detto Udinese-Milan X e Venezia-Juventus 1, perché io ero convinto che non si fossero ripresi, avevo visto le partite col Genoa e con la Salernitana, tutte e due allenatori, secondo me si erano convinti che tutto era passato, che quello era stato uno scivolone. Attenzione, io sto parlando adesso di Pioli, attenzione, non era così. Mi sa che Pioli, è successo tante altre volte, tra cui anche l'anno scorso, non capisce che quando è in crisi deve prendere e deve stringersi ai giocatori migliori. Anche l'anno scorso fece lo stesso. Cioè, non puoi stare lì, continua a fare un turnover che non si capisce. Io non l'ho capito, io parlo, ripeto, da fuori, io seguo 5 squadre di calcio, Inter, Milan, Juventus, Roma e Napoli, quindi mi sento che posso parlare di queste squadre con rispetto. Dopo il post partita può essere un po' che prendo un po' in gigioneggio, ma ho sempre parlato con rispetto e non offendo mai nessuno. E quello che ho visto di questi due allenatori sono, da una parte, un Allegri che già è da tanto tempo, mesi e mesi, che ormai va lì davanti alle telecamere solo a giustificare, secondo me a dire sempre vabbè, è bella la rimonta, è bello questo, sono cose che sinceramente non è che proprio toccando, dopo le interviste le sentiamo noi, ma le sentono anche i giocatori, e vi dico solo questo, cioè quando un giocatore sente cose che dopo dice vabbè sì, però siamo la Juventus, cioè che ci facciamo qua al sesto posto, cioè ancora ci devi raccontare la favoletta, non c'è favoletta da raccontare. Dall'altra parte c'è questo Pioli, degnissima persona assolutamente, che però certe volte ci sono dei buchi proprio nelle stagioni di Pioli, e per adesso il Milan è uno di questi buchi, perché prendere e fare quella scelta lì di andare a cambiare il centrocampo migliore che hai, senza senso, non si capisce il senso logico, perché adesso c'è anche una settimana di riposo, quindi non è che dici va bene, ci sono delle partite una dietro l'altra, non ce l'hai queste partite una dietro l'altra. Anche Messias fuori, Messias è uno dei migliori che hai, perché era stato infortunato, quindi lui è entrato in condizione adesso. Fate un po' voi, sono considerazioni, però è questo che ci ha portato il sabato, adesso è domenica, vediamo cosa succede oggi, siamo qui tutti insieme a vedere cos'altro succede. Iscrizione, ragazzi, se non l'avete già fatta, campanella se non l'avete già messa, commento se non l'avete già scritto, e
mi piace, se non l'avete già mi piaciuto o liked, qualcosa del genere. Ragazzi, questo è stato, con tutto rispetto parlo di questi due allenatori, però ovviamente sono allenatori di calcio, parliamo di calcio e quindi possono essere criticabili per quanto riguarda la loro professione e basta, ovviamente, solo per quanto riguarda le squadre che hanno messo in campo. Detto questo, alla prossima, ciao ciao.